Ciao, sono Gianluca Buonanomi, vivo a Montemarenzo, ho 53 anni, ho avuto un passato come bikers, la mia attività è iniziata col BMX da giovanissimo, sono arrivato a vincere il campionato del mondo nel 1986, dopodiché sono passato al motocross, la mia carriera si è fermata con un grosso infortunio alla spalla e al ginocchio. Ho ripreso ad andare in bicicletta ed erano i primi anni del downhill, dove è iniziata anche lì la mia attività, dove sono diventato professionista per il downhill. Ho avuto il privilegio di correre per la Bianchi Martini Racing, all'epoca capitanata da Felice Gimondi, e lì ho avuto risultati che ho conquistato 5 titoli italiani, un terzo in europeo e sempre nei 10 in Coppa del Mondo. Attualmente ricopro l'incarico di responsabile commerciale per Merida Italy. A che età hai deciso che saresti diventato un atleta? Diciamo che subito da piccolo, perché io il primo sport che si fa quando eravamo giovani era la bicicletta, quindi io distruggevo una bicicletta all'anno, che mio padre era disperato, e da lì è iniziato tutto. Il BMX perché lo volevo, ero piccolo, vedevo Topolino, erano gli anni del BMX, dell'esplosione del BMX e mi ha affascinato subito questo mondo. E invece il downhill è arrivato per caso, perché rientravo da un infortunio importante, mio fratello aveva preso, erano le prime gare di mountain bike e c'era la specialità del downhill, e lui ha iniziato prima e io mi sono subito messo a ruota e siamo entrati subito comunque a avere importanti risultati a livello nazionale, dove siamo entrati nella Scott e poi con la Bianchi Martini Racing, dove ho chiuso la mia attività. Quali valori dello sport hai fatto tuoi? Prima di tutto il rispetto per i tuoi avversari, che è una cosa che mi è rimasta, perché tu corri contro il tempo, quindi corri contro te stesso, e alla fine hai un tempo che ti decreta se sei primo, se sei secondo, se sei terzo, e quindi devi rispettare il cronometro, e quindi se ce n'è uno che ti arriva davanti devi andare a congratularti, perché comunque è stato più bravo di te. E viceversa, quando vincevo gli altri si congratulavano con me. Mente e corpo, cosa conta di più per te? Nella mia disciplina la mente è importante, perché ti devi giocare tutto in 3 minuti di gara, e quindi le fasi prima della gara sono fondamentali, quindi la concentrazione, le curve, fare mente locale, e quindi la concentrazione secondo me vale più che neanche la preparazione, che è importantissima, perché senza quella non si arriva a certi risultati. Ci vuoi raccontare un aneddoto della tua carriera? Non saprei, perché veramente ho condiviso con i miei, che adesso abbiamo creato questo gruppo dei randaggi, lo chiamo gruppo, cioè è il gruppo dei randaggi, dove siamo noi che abbiamo fatto un po' la storia del downhill, dove ancora ci sentiamo tutti. Purtroppo è venuto a mancare Corrado Eren, che ce l'abbiamo sempre nel cuore, io ogni tanto me lo ricordo sempre, perché ho delle foto, anzi mi emoziona questa cosa qua, e quindi con lui girando tutta la Coppa del Mondo, perché alla fine eravamo un gruppo che girava per quelle competizioni. Qual è il tuo punto di forza e invece qual è il tuo punto di debolezza? Ma il mio punto di forza secondo me è un po' la strafottenza che avevo in partenza. Il punto di debolezza secondo me è sempre mancato a livello internazionale, perché ero subito lì dietro i primi, ma non c'è mai stato il guizzo del risultato importante. Quale consiglio daresti a chi intraprende oggi la tua disciplina sportiva? Chi arriva dalle bici secondo me è il BMX. Io insieme a Radaelli gestiamo e a Gianni Sperafico gestiamo il team BMX Garlate, dove abbiamo 80 ragazzini, e secondo me quella lì è la base per uno che vuol fare ciclismo. Dopo da lì uno può decidere se andare a correre su strada, se fare downhill, se fare cross country, se fare la pista. Lì secondo me oggi, soprattutto con le strade che abbiamo oggi che sono pericolose, è la base. Cosa ti hanno insegnato i tuoi successi e i tuoi insuccessi? Ma alla fine me lo ritrovo anche nel lavoro che faccio tutti i giorni, perché comunque oggi nessuno ti regala niente, e quindi devi sempre lottare sia nel lavoro che anche quando facevo il corridore. E a me è una cosa che mi ha portato tanto
come corridore è quella tenacia, quella voglia di fare, non star mai fermi, cioè è uguale il mondo del lavoro. Un sogno realizzato e uno ancora da realizzare. Ma il sogno che ho realizzato, comunque ho avuto la possibilità di farlo di mestiere, il lavoro, cioè lo sport che a me piaceva, che era il mountain bike. Un sogno che ho ancora, non lo so, perché comunque la mia attività è sempre, cioè la mia carriera è sempre stata, per fortuna, sempre fino adesso, sempre salendo. Io sono contento di quello che ho, oggi sono contentissimo. Hai una canzone preferita o una colonna sonora che accompagna i tuoi successi? A me piace sentire la musica, mi piace spaziare da un po' tutto, però io, infatti anche quando correvo vedo tanti alle partenze che hanno le cuffie, che sentono la musica, però a me quella cosa lì mi ha sempre distratto. Cosa ti piace fare di più nel tempo libero? Ma sinceramente di tempo libero ne ho gran poco, perché tra i miei figli che corrono in downhill, tra il team BMX che comunque porta via del tempo anche quello, perché io la mia passione è comunque il moto mondiale e il motocross. Grazie per il tempo che ci hai dedicato. Ciao, grazie a voi per avermi invitato e grazie ancora.